Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting stagione 8, episodio 89. Questo rapido podcast intitolato Gli indirizzi IP in Internet. Come al solito il link della bloggata lo trovate in descrizione. Che cosa vi posso dire? Gli indirizzi IP in Internet sono di due tipi. Sono formati quelli vecchi da 32 bit nella notazione www.xxx.yyy.zzz e quindi potevano essere IP privati. Un indirizzo IP privato è un indirizzo appartenente ad una delle tre sottoclassi di IP che sono liberamente utilizzabili dai privati per configurare le proprie local area network sotto protocollo TCP/IP e vanno da 10.0.0.0 a 10.255.255.255, ossia 16.777.216 IP disponibili nelle diverse subnet. Poi ci sono la classe di IP che vanno da 172.16.0.0 a 172.31.255.255, ossia 1.048.576 IP disponibili nelle diverse subnet. Infine, la più conosciuta gruppo di IP che vanno da 192.168.0.0 a 192.168.255.255, ossia 65.536 IP disponibili nelle diverse subnet. Gli IP pubblici invece sono quegli IP che sono a uno spazio di indirizzamento nella rete internet che un tempo era a 32 bit, adesso è stata portata a 64 bit. Questi IP indirizzano in modo univoco qualsiasi altro tipo di IP pubblico, cioè utilizzabile per l'indirizzamento e l'istradamento tramite il protocollo di IP con macchine connesse ad internet. Dunque, tra gli IP di tipo IPv6 si riserva 128 bit ad ogni IP invece dei 32 e quindi una classe di numerazione di IP, la IPv6, molto più ampia. Infatti gli IP di tale tipo sono rappresentati come 8 gruppi di 4 cifre esadecimali. Dunque, i domini e i DNS. Ogni dominio, diciamo, porta con sé una parola o un suffisso .it, .us, .gb, .fr, .net, .com, .info, .tv, eccetera. È associato un IP, ossia una macchina che è un web server, risponde sulla porta 80. Se ogni dominio ha un IP può però avere molti domini a cui sono collegati molti website che girano su uno stesso web server. I DNS sono computer che trasformano l'indirizzo letterale, digitato quando si naviga, in una cifra che permette poi al client l'invio della richiesta alla macchina cercata. C'è quindi il protocollo UDP/IP che non attende il ricevuto dal client e poi c'è il protocollo TCP/IP che invece attende il ricevuto dal client e nel qual caso rispedisce i pacchetti. Sia UDP che TCP sono protocolli che segmentano la trasmissione in tanti pacchetti che transitano nelle vorticose superstrade digitali. Solo da pochi anni il supporto per il multicasting nei router mondiali, cosa che permette di ottimizzare lo streaming in internet, mentre pochi, 5 anni fa, la cosa per funzionare necessitava di risoluzione video da francobollo 160x120. Modello OSI, ecco, si interfaccia verso i programmi dell'utente
siamo al piano 7. Piano 6 abbiamo la present action, che stabilisce una comune rappresentazione dei dati. Livello 5 è la sessione, gestisce i dialoghi, lo scambio dei dati. Poi abbiamo il piano 4 che è il transport, che gestisce le connessioni tra host di reti diverse. Piano 3 è il network, determina il best path tra le varie reti. Poi abbiamo il livello 2 che è il data link, un'interfaccia standard verso, diciamo, il livello 3, controlla l'uso del mezzo da parte degli host tramite MAC address. Poi abbiamo il livello 1, piano terra, il physical, descrive gli standard meccanici, elettronici, funzionali di codifica e segnalazione per trasmettere i dati. Tutte le connessioni telematiche rispettano il modello OSI che vi ho appena illustrato. Vediamo un po', se siete interessati a queste cose, c'è il link alla mia bloggata che vi riporta, diciamo, a un'espansione più dettagliata, diciamo, di cos'era il Telnet, cos'era il Gofelt, il FTP, l'IMAP e quant'altro. Dunque, una volta definito cosa sono gli IP e la PIROSI, si può rapidamente considerare cosa sono i firewall. I firewall possono essere firewall hardware o software, sono dispositivi informatici che applicano delle regole al fine di filtrare il traffico in entrata ed in uscita da una local area network verso internet e viceversa. Il traffico dei pacchetti TCP, che incapsulano il contenuto degli applicativi in connessione client-server, è spesso criptato, sì, è il lucchetto che compare sul browser, un tempo compariva, in modo da rendere sicura la transazione e il collegamento. Tuttavia, vi sono attività in internet che a mio avviso è bene evitare, a meno che non ci sia un'azienda capace di pagare consulenti informatici per garantire una costante sicurezza telematica. Vediamo un po', qui c'è una serie di considerazioni che se siete interessati ve ne potete andare a leggere. Quindi, che cosa vi posso dire? Questa è una bloggata più, diciamo, di genere geek techno, con una serie di argomenti correlati su come costruire un firewall fatto in casa, cosa un link, cos'era porta seriale parallela, stampante inkjet contro stampante laser, web redirection, domini gratis in internet, wired contro wireless, molte altre, internet prima di internet, essere smartphone o non essere smartphone, questo è il problema, e poi vaffanculo DVB-T2. E con questa ve l'ho detta. Che cosa vi posso dire? Se siete interessati, più che stare a ascoltare questo podcast, io vi consiglio di andare a cliccare sul relativo link della bloggata intitolata Gli indirizzi IP. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.